Ben ritrovati su LBTV Rete 55 da parte di Alessandro Margotti e Stefano Fassina per Europromotion Legnano. Remer Treviglio conduce la formazione orobica per 44 a 36 grazie ad un parziale nel secondo periodo di 23 a 14 che ha ribaltato il vantaggio minimo di Legnano al termine del primo periodo, ma nel secondo quarto Treviglio ha giustamente capitalizzato un gioco migliore sia in attacco ma soprattutto direi in difesa, con Legnano completamente fuori giri nella metà campo offensiva, ha avuto anche 11 punti di vantaggio per poi avere una piccola flessione, dobbiamo dire, su un rientro volitivo dell'Europromotion che necessariamente dovrà però cambiare atteggiamento nella ripresa. Sì, una considerazione a margine: l'arbitraggio non ha favorito Legnano, anzi in alcuni frangenti è stato abbastanza tossico per la squadra legnanese. Dall'altro punto di vista, l'assenza per lunghi periodi del campo di Milani ha inciso molto dal fattore offensivo per Legnano. In difesa vediamo come reagirà la squadra di Ferrari, cosa saranno le indicazioni tattiche dell'intervallo, perché sui pick and roll e sulle scelte di coprire l'area Legnano ha pagato spesso nelle rotazioni difensive, nelle scelte, e ha portato a un fatturato offensivo da parte di Treviglio di 44 punti, che sono molti e troppi. Adesso Legnano ripartirà molto probabilmente col quintetto iniziale che aveva garantito buon fatturato offensivo, anche se in difesa non aveva brillato granché. L'intervallo lungo sta volgendo al termine, come al solito sono tanti gli amici dei Legnano Knights, allora nella pausa lunga si è provveduto alla presentazione della squadra di Serie B dei Wiz Legnano 91 e poi anche del Carroccio Basket, partner di Legnano, con la presentazione delle squadre giovanili e giovanili maschile e femminile, e poi anche della prima squadra che disputa il campionato di promozione. Lo sponsor della giornata odierna è Shed Club, che ha messo in palio ad un fortunato abbonato e sostenitore legnanese un buono cena. Ricordiamo la Legnano Card, che coinvolge tutti i partner al fianco della club di Marco Tajana, con agevolazioni e sconti presso tutti i punti vendita. Si riparte però con il primo possesso per Treviglio nelle mani di Sabatini, dentro anche Marino, che nella prima giocata del pick and roll di trasferimento ha fatto vedere bene un contatto. Del resto Marino è uno dei principali attori di questo campionato. Legnano tutto sommato ha contenuto abbastanza bene lui, molto male il resto della truppa. Sì, molto male il resto della truppa, perché comunque è una coperta corta. Adesso vediamo le scelte, passano in terza sui pick and roll, vediamo come accettano. Buona difesa, palla toccata, va a includarsi in mezzo all'area Treviglio, 24 secondi, il piglio anche di aggressività sembra alzato, ecco. Sabatini qui ha fatto una giocata troppo da campetto per le esigenze di questo attacco di Treviglio. Buona comunque la difesa dell'Europromotion, che per la prima volta ha aggredito bene il pallone e ha forzato allora una palla persa di squadra, vista l'infrazione di 24 secondi a Treviglio. Ora però il passaggio di Di Bella è letto con anticipo da Sabatini, che va fino al ferro in una delle sue scorribande che hanno contribuito a dare il vantaggio in doppia cifra a Treviglio. 46-36 col primo sigillo offensivo della partita della Remer. Ora Milani col palleggio, arresto e tiro di pregevole fattura questa esecuzione da parte di Tommy. Tornano 8 le lunghezze di svantaggio. Sì, la rinuncia prima del tiro di Marino di Milani ha portato alla palla persa, stavolta ha concluso, e buono per Legnano questa conclusione di Milani. Buona difesa adesso, il contenimento sui lunghi, pick and roll, arresto e tiro di Bella, c'è più voglia di attaccare il ferro e di attaccare proprio prepotentemente sui pick and roll. Poi chiaramente la taglia fisica ogni tanto penalizza la squadra di casa. Stoppato Arrigoni, allora Treviglio già di là con Sabatini a giocare questo pick and roll con Rossi, un po' di difficoltà nel trattamento di palla, poi Gaspardo aziona la fionda dai 6.75, altro ferro per la Remer, ma altro rimbalzo d'attacco ed è il numero 6 di questa gara per gli uomini oggi vestiti di blu. Rossi gioca praticamente il pick and pop, si prende il tiro da 3 ed è sbagliato, a rimbalzo Merchant la porta giù e spinge lui
la transizione offensiva, gioca il pick and roll tutto americano con Cruballi, palla per Milani, la sponda non arriva, allora arriva il taglio flash dal lato debole da parte di Arrigoni, il suo tiro dai 4 metri è ben preso ma purtroppo sbagliato sul secondo ferro. Allora Treviglio con l'attacco a difesa schierata e la situazione di doppio pick and roll alto. Marino aspetta l'uscita dei blocchi di Sabatini che chiama a sé il pick and roll di Rossi, lo scarico poi per Gaspardo che non prende il tiro da tre. Arrigoni con un buon contenimento, non c'è fallo in attacco che invece meritava, il tiro è comunque sbagliato di Gaspardo. Di Bella con la scorribanda a tutto campo subisce fallo, fallo tattico che ferma la transizione, adesso avvisato anche di fallo tecnico per simulazione Arrigoni che onestamente aveva forse difeso in modo un po' troppo leggero nel contatto, ma nell'iniziativa tecnica era stato molto più bravo di quello di Treviglio. Sì, adesso c'è il cambio, rientra il talentino Turele, esce Kisnik. Adesso sui pick and roll Legnano contiene e questo sembra una tattica che paga, adesso però bisogna sbloccarsi in attacco e non affidarsi solamente a Milani. E non fa prigionieri Vertemati, fuori Glinzik per errore precedente in difesa, si butta dentro Cruballi, la riapertura per Di Bella dall'angolo, la tripla sbagliata da parte di Fabio, 7 da giocare, sempre 8 i punti da recuperare per loro promotion. Già di là Marino si prende la tripla nascondendosi dietro il blocco a Latina, decisivo con questa iniziativa e anche adesso col più 11. Forse il contenimento è la soluzione migliore su questi pick and roll per evitare di prendere un tiro da tre punti. Tanto Merchant finalmente si sblocca, magari questo gli darà anche un po' di passione in difesa. Primo canestro di Merchant in un momento topico della gara, rientra entro la doppia cifra di svantaggio Legnano, Gaspardo da tre con la fiondata lunga sul secondo ferro, poi buon per Legnano che il pallone non entri, Di Bella a lanciare Cruballi in contropiede, non sa neanche lui come controlla il corpo e chiude con la mano sinistra opposta a quella che sarebbe stata Duopo in questa transizione sul lato destro. Legnano a meno 7. Uno dei rari contropiedi di Legnano, hanno bisogno di canestri facili, due canestri in fila molto importanti di Legnano che però adesso ancora va a pagare su questo pick and roll. Buon va che Rossi sta litigando col canestro in questi minuti. Molto fragile Rossi e già dall'altra parte Cruballi con Turel che spende un fallo, dobbiamo dire, non da ventenne ma da trentenne, molto intelligente nell'andare a mettere subito il corpo. Arriva però il time out obbligatorio per Treviglio perché adesso l'iniezione di energia in questa partita di Legnano è arrivata. Sì, 6-5 di parziale, però palla in mano, buone scelte in attacco, si corre, si difende bene, ancora da mettere a posto qualche meccanismo proprio sulla difesa dei pick and roll, però molto meglio che la seconda parte del primo periodo, quindi secondo quarto difese discutibili, scelte discutibili, questa volta invece sembra che ci sia un piano tattico molto rispettato dalla squadra, tranne la volta di Merchant che ha difeso passando in terza su Marino che è stato subito giustiziere della difesa approssimativa dei biancorossi. Allora 7 punti da recuperare per Legnano che sta provando a mettere a posto le proprie percentuali, almeno quelle da 2, siamo a 15 su 37, sempre però 3 su 12 da 3 punti, dall'altra parte viaggia intorno al 50% da 2 Treviglio, 6 su 16 con 6 triple già a bersaglio, 2 per Marino che hanno dato il là ad un bel vantaggio di Treviglio che ora rinuncia al proprio pivottone. Adesso Cruballi scivola su una pozza di sudore all'altezza dell'arco dei tre punti. Di Bella, palla in angolo per Milani. Scivola anche Turel, tiro sbagliato, rimbalzo di Arrigoni. L'ultimo tocco è di Sabatini. Molto bravo l'arbitro appostato sotto il canestro ad indicare l'ultimo tocco di Sabatini. Nel frattempo si procederà ad asciugare quella che è a tutti gli effetti una pozza di sudore simile all'esondazione del Seveso a Milano. Situazione di pericolo per i giocatori, adesso si provvede ad asciugare il campo, è entrato Slanina al posto di Rossi, il coach Vertemati cerca di migliorare le percentuali offensive e anche di avere più dinamismo in attacco, vediamo un po' se Legnano riesce a portare l'esperienza Slanina contro Cruballi a frutto. Di Bella, palla per Arrigoni,
che apre il palleggio, poi sposta con un vistoso fallo in attacco Gaspardo. C'è da dire che però Arrigoni ormai ha sufficiente malizia, e dobbiamo dire ne ha avuta anche più di Gaspardo, per andare a insaccare questo meno 5. Non a caso è stato l'MVP della decisiva gara che ha portato Legnano alla storica promozione in A2 Silver. Ora Slanina, che non sa bene cosa fare col pallone in mano, poi serve Turel, palleggia resta il tiro di Turel, il tiro sbagliato da tre punti. Merchant, uomo utilità, si fa vedere per posizionamento giusto a rimbalzo, gioca poi il piccarolo in transizione con Arrigoni da tre, John corto sul primo ferro, Cruballi lotta a rimbalzo ma non è sufficiente, peccato, ma Legnano ha tirato per il meno 2, grande vitalità adesso per l'Euro Promotion. Ci Legnano c'è, il pubblico sta cercando di spingerlo, un parentesi, pubblico fantastico a Legnano come sempre, le famiglie al palazzetto, quello del basket che vogliamo. Adesso cruciale questa azione di difesa di Legnano, cercheranno di andare per il lungo, Slanina si svita, è un ottimo canestro, niente da fare per Merchant. 5 su 6 per Slanina, che fa vedere tutto il materiale didattico agli avversari. Ora Arrigoni a prendersi il tiro da tre, lungo sul secondo ferro, non bisogna farsi innervosire. Turella rimbalzo, serve Marino in transizione, già di là, dai e vai di fatto tra Marino e Turel, sbaglia Turel ma rimbalzo Gaspardo, estende il vantaggio nella specialità per la Remer. Marino a prendersi il tiro da tre, anzi no, la riapertura per Gaspardo, resiste Arrigoni, poi si spazia, Gaspardo prende il tiro, è un autentico airball, a rimbalzo solo le maglie di Legnano che provano a correre in contropiede con Milani, bel blocco di contenimento di Arrigoni, Legnano nuovamente a meno 5. Sì, blocco di contenimento, Gaspardo molto molle contro Arrigoni, Arrigoni sta diventando un fattore per se stesso e per i compagni. Turel, il consegnato con Marino, cambia Legnano, c'è Milani su Marino, ancora Marino a fintare il tiro, riaprire per Gaspardo che questa volta ha un'iniziativa più decisa dal palleggio, ma ancora tenera in chiusura, un po' di difficoltà per Cruballi nel controllo, la riapertura per Milani, arriva la palla persa perché anche Milani ha controllo difettoso, già di là Turel si butta dentro, arriva il fallo poi di Merchant, sono due liberi in questa azione che Legnano non ha voluto provare a portare fino in fondo sul fronte offensivo. Sì, c'era il tiro in transizione, devono riaprire la partita, riavvicinarsi, arrivare a contatto, si cerca il tiro da tre punti perché la soluzione è comunque che Treviglio sta concedendo, tanto cambio, entra il giovane Carnovali per Treviglio. Ricordo Slanina che era anche protagonista di un tutorial di Danna che faceva vedere gli esercizi col pivot, e me lo ricordo bene, e lui si vede che è un manuale di tecnica applicata dopo un duro lavoro nelle giovanili. Gli manca effettivamente un po' di carne addosso alle ossa, però sul piede perno c'è la mobilità necessaria per completare sempre i movimenti con efficacia. Ora 46-52 con 1 su 2 di Turel, è entrato Carnovali, allora si alza il quintetto ma soprattutto diventa la squadra di Tommy Marino, palla per Cruballi complicata, non c'è infrazione di passi che gli arbitri non ravvisano, si scivola ancora sul parquet di Legnano, ma onestamente qui buon per Legnano che non venga ravvisata l'infrazione di passi che era sesquipedale. Sì, beh, quest'anno l'interpretazione un po' cambia, non è sempre passi, però qua non solo è scivolato, si è anche trascinato. Non capiamo se il problema è del palazzetto, ma non credo, l'unico che scivola è sempre Cruballi, avrà un problema magari di appoggi e francamente diventa quasi un mistero. Cambi in arrivo, allora Maiocco per Arrigoni e dall'altra parte Marusic per Gaspardo, diciamo che nel ruolo di numero 4 Vertemati ha avuto poca fortuna, Gaspardo poco consistente e Marusic troppo alla voce falli. 3-17 da giocare, 46-52, si è provveduto a riportare il cronometro di 24 a quota 13 perché non è cambiato possesso, visto che in precedenza la palla contesa è stata amministrata con la frecciona che indicava il lato lignanese. Ancora qualche istante prima che si possa riprendere, non capiamo quale sia l'oggetto del contendere tra i tre arbitri ed il tavolo. Forse non era stata girata la freccia, invece era correttamente nelle mani di Legnano. Palla per Di Bella, 10 secondi per andare al tiro. Petrucci
deve attaccare e lo prova a fare col palleggio in arretramento, da tre è sbagliato, a rimbalzo Cruballi, Slanina ci mette il corpo addosso, Legnano butta via un'altra occasione di rientrare a meno tre. Sì, riempiono molto l'area sui giochi a due la squadra bergamasca, riempie molto l'area, il lato debole è un po' passivo di Legnano, non vede gli spazi che si creano per dei tagli flash che possano mettere in difficoltà queste scelte tattiche estreme da parte di coach Bertemati. Purtroppo per il Legnano il canestro si è ristretto. Si può allora ripartire con Treviglio sempre in attacco, adesso Turel a fungere da playmaker perché Marino va a giocare sui blocchi all'altezza della linea di fondo, da tre Marino a sbagliare, rimbalzo poi di Cruballi, iniziativa forzata del numero 11, già di là Legnano con Milani che serve Cruballi, bella transizione offensiva, spaziature perfette. Sì, spazzatura perfetta, buona scelta, rientro ritardato di Treviglio sulla transizione, ottima scelta di Milani. Marino, palla per Marusic che da tre può colpire, va però soltanto a colpire il ferro. Allora Legnano che vuole giocarsi con tranquillità questo possesso, da meno 4 può rientrare a meno 2 o anche a meno 1 di Bella. Palla per Maiocco, arriva però il fallo della difesa di Treviglio e il peccato è che Maiocco abbia poi realizzato la tripla, gioco fermo. È un peccato, comunque non so se avete notato, 10 persone, attacco e difesa, tutti sullo stesso lato del campo, quindi vogliono aprire lo spazio per l'attacco di uno contro uno di Dibella, voleva aprire sul lato destro del campo, fallo su questo tentativo di penetrazione, adesso un cambio, Dibella va a riposare qualche minuto a prendere fiato, entra Navarini. Ci sono comunque 16 secondi per l'azione offensiva di Legnano, con Navarini a servire Petrucci, si va da Cruballi che prova a fronteggiare Slanina, vuole batterlo dal palleggio, una palla persa, poi ancora controllata da Ausman, ma definitivamente persa sul recupero da parte di Marusic che va a ostacolare Carnovali che si prende la tripla a bersaglio, nuovo più 7 per la Remer con 2 da giocare nel terzo periodo. Doppia. Infrazione di doppio palleggio credibile di Navarini, non l'ha visto nessuno. Rientro difensivo con una qui però ci sono problemi di condensa nel campo, la gente non sta in campo in piedi, tiro da tre provvidenziale di Maiocco, ci sono grossi problemi di condensa in campo e questo poteva problemi anche di sicurezza per i giocatori e non solo, solo su questa parte del campo. Adesso cambio, esce Cruballi, entra Rigoni, anche lì un cambio necessario. E cambia anche per Treviglio, penso. Niente, un po' di confusione, un po' di cambi. Sì, esce Marino, entra Sabatini. Girandola di cambi con Marino fuori e dentro Sabatini. Si lamentano quelli di Treviglio per un'infrazione di doppio palleggio da parte di Navarini ed era abbastanza evidente come l'infrazione di passi di Cruballi. Bisogna dirlo anche per onestà intellettuale, arbitri che oggi dovrebbero pagare il biglietto visto che stanno un po' guardando. Carnovali, palla per Slanina, poi Turel, pick and roll tra i due, bravo Arrigoni a metterci la mano, poi bravo Maiocco a mettercene un'altra. Merchant può scatenarsi in contropiede fino al ferro a chiudere dal lato sbagliato, ma alla fine va a buttare fuori l'avversario e proteggersi col corpo. Meno 2 per Legnano, 1:13 da giocare, poi è arrivato il fallo di Merchant su un quasi recupero. Vivissima l'Europromotion. Molto bene l'atteggiamento, il pubblico si infiamma. Questo fallo di Merchant era proprio venialissimo, è stato un quasi contatto che poteva dare il pareggio. Uno da giocare, Legnano allora ha quasi annullato il gap. Nel frattempo però si è spenta la strumentazione al di sopra del canestro, proprio dove stava attaccando Treviglio. Speriamo non si ripetano i problemi dell'ultima gara contro Chieti, però alla fine Treviglio ha cavalcato tanto il suo modo di giocare ben arioso, cercando i ribaltamenti sul lato debole. Legnano in realtà ha adeguato bene la propria difesa e in attacco ha avuto maggior intraprendenza. Sì, adesso riprende l'attrezzatura a funzionare. Adesso dal punto di vista tattico la partita
vede un po' uno stallo in Treviglio che non riesce a trovare soluzioni contro questa difesa che sui pick and roll fa passare in terza o contiene, mentre Legnano ha una buona soluzione di contropiede sulle palle perse a ripetizione da parte di Treviglio. Sabattini si butta dentro contro Navarini, riapertura per Marusic da tre, piazzato a bersaglio, ben giocato questo penetra e scarica da Treviglio che torna più 5. Petrucci, palla per Arrigoni che vuole attaccare Slanina, prende il tiro in allontanamento, questa volta l'iniziativa era perfetta. Bel movimento di Arrigoni in allontanamento e adesso invece fallo, diciamo, discutibilissimo di Petrucci. L'arbitra Maschietto sanziona un fallo molto molto discutibile in un periodo importante della partita. Esaurisce il bonus l'Euro Promotion, che forse avrebbe volentieri speso un fallo in una situazione di cronometro differente. Possesso pieno per Treviglio perché il fallo è stato commesso nella metà campo di difesa della stessa Remer. Carnovali non azzarda il tiro, poi se lo prende fuori dai giochi, tripla a bersaglio, tre triple consecutive per Treviglio, valgono di nuovo il più 6. Ora Maiocco per Navarini, 10 secondi per concludere il terzo periodo, si butta dentro Maiocco, quasi gioco da tre punti, arriva il fallo di Marusic, aveva penalità da spendere la Remer, per Marusic è però questo il quarto fallo. Quarto fallo importante di Marusic, rientra il Kiesling. Diciamo che Carnovali è un talento da sempre, ha fatto un tiro che veramente ha alto coefficiente di difficoltà, un buon canestro trovato comunque. 8 secondi da giocare, palla per Arrigoni che va in avvicinamento, poi fuori per Petrucci da 3 a bersaglio, Niccolò Petrucci che ha cambiato il volto dell'Euro Promotion, mette una tripla del meno 3 allo scadere del terzo quarto, paradisiaca. Bomba contro bomba, la coppia di tiratori Carnovali e Petrucci ci fanno sognare percentuali molto importanti. Petrucci raggiunge quota 10 punti, 13, quindi fattore importante dal punto di vista offensivo. Ultimo quarto per cardiopatici non è proprio consigliato. Bella partita in questo momento, frizzante, ancora neanche un minuto di zona da parte dei due allenatori, percentuali alterne, situazioni di gioco in transizione molto piacevoli. Vediamo come andrà l'ultimo quarto, in cui saranno determinate anche le situazioni di fallo, perché 4 penalità per Marusic, 4 mi sembra per Rossi, quindi ha qualche problema in più di rotazione Treviglio. Vedremo come si metterà la partita. Esattamente, proprio così, anche perché Legnano, dobbiamo dire, ha riequilibrato la questione a rimbalzo, è sotto solo 27-22, mentre in precedenza soffriva molto di più nel particolare. Una Legnano che è risalita attaccando molto il ferro, 17 su 31 da 2, oltre il 50%, quindi trovando buone soluzioni in avvicinamento, al contrario di percentuali da 3 che invece premiano molto di più Treviglio, 9 su 22 contro il 5 su 17 dell'Euro Promotion. Ma l'uomo che ha spaccato la partita per Legnano è Petrucci, 13 punti in altrettanti minuti con buone soluzioni tutte nel proprio repertorio. Dall'altra parte dobbiamo dire una squadra che ha cavalcato tanto Slanina in avvio fino a metà del terzo periodo, poi ha avuto una fiammata importante da Sabatini che con 11 punti e 4 recuperi ha innescato tutti i propri compagni. Non è un mistero che Vertemati lo vada a rischiare nuovamente in un assetto con due playmaker. Sì, l'assetto con due playmaker è importante, Marino solo 6 punti anche se schierato da guardia. Legnano un po' si perde su questa prima azione, Navarini dorme e costringe poi a un recupero falloso da parte di Arrigoni. Legnano non può concedersi disattenzioni, soprattutto quelle che regalano due liberi alla formazione ospite. Quarto fallo di Arrigoni, anche questa non è una buona notizia
per l'Europromotion, anche perché la gestione dei falli di Arrigoni è sempre complicata e al tempo stesso Marco è uno dei giocatori chiave nella formazione legnanese, ormai un fedelissimo di Mattia Ferrari nelle sue esperienze recenti a Latina e poi ovviamente in quella biennale qui a Legnano. Slanina nel frattempo sbaglia un libero e finalmente si fa notare per una macchia nella sua partita, ne sbaglia due, allora la macchia diventa un po' più grave, anche se Legnano torna a farci vedere questi problemi intrinsechi o intrinseci a rimbalzo d'attacco. Sì, qua sono andato in due un po' molli, la palla è andata a sbattere contro le mani di un giocatore di casa e la palla è uscita, giustamente rimessa per Treviglio. Questo adesso giocano pick and roll tra Marino e Slanina, ma Marino butta la palla, contropiede Maiocco grande, non dico questo era limite antisportivo, però quasi ci stava, un fallo tattico ben speso da parte di Sabatini. Terzo fallo, cambio anche per Treviglio che fa rientrare l'esperienza di Rossi, per Slanina colpevole di uno 0 su 2 liberi abbastanza sanguinoso in questo periodo della partita. Allora attenzione perché Legnano è lì, 9.42 da giocare, adesso possesso per agguantare finalmente Treviglio che ha fatto la lepre per tutta la partita, o meglio nel secondo e terzo periodo ha fatto praticamente da lepre, adesso Legnano l'ha praticamente riagguantata. Merchant per Navarini, si cerca Cruballi contro Rossi che lo manda verso il fondo, Cruballi accetta questo tipo di difesa, poi però recupera il rimbalzo in attacco, sbaglia ancora Rossi che non ci ha fatto vedere grande sostanza vicino a canestro, adesso si dimostra invece granitico. Marino da tre ponti, dentro fuori, tiro sbagliato ma Gaspardo a rimbalzo, un fattore della metà campo d'attacco a fare i balzi susseguenti agli errori, sbaglia però la cosa più facile è Zilink, rimbalzo comodo per Navarini da tre, Petrucci spara senza senso, Nick Petrucci, parità 61. Grande Petrucci, non ci ha pensato un attimo, è in vera transagonistica, tiro a occhi chiusi, canestro importantissimo e pareggio. Zilink dall'altra parte per Sabatini, 8 secondi, pick and roll con Rossi, si butta dentro Sabatini che va a slalomeggiare, tiro sbagliato, Cruballi non controlla rimbalzo, l'ultimo tocco è però di Rossi, lo evidenzia l'arbitro che aveva migliore visuale, non sono molto d'accordo, ma qui è arrivato un fischio decisissimo, fuori Zilink, dentro Carnovali, davvero ai margini questo giovane ragazzo cieco, invece molto dentro la partita Carnovali che viene buttato nella mischia. Carnovali non è un grande difensore ma è un grande attaccante, ha bisogno di far canestro in questo momento Treviglio. Maiocco per Legnano, il possesso quasi della vita o della morte cestistica di questa gara, palla per Merchant non ben gestita, Merchant a prendersi il tiro da tre lungo sul secondo ferro, qui Treviglio ha pescato un enorme salvagente con la tripla sbagliata di Merchant. Marino pick and pop con Gaspardo che non attacca, vuole andare invece verso il post basso contro Navarini, palla per Rossi che non ha capacità di finire dentro l'area, Merchant a servire Cruballi, la stoppata da dietro di Gaspardo che ha fatto la cosa giusta al momento giusto. Sì, un movimento molto di tempismo, è andato un po' lento Cruballi, per quanto lui comunque sia sempre stato molto veloce nelle esecuzioni vicino al canestro. Ottima stoppata, bel movimento. Navarini ancora possesso per andare avanti di Legnano che sta sprecando un po' troppo in quest'ultimo minuto. Pick and roll tra Merchant e Cruballi, vuole attaccare Merchant, il mismatch con Gaspardo, si prende la tripla in allontanamento, John Merchant, avanti Legnano. Sì, Treviglio cambia, Merchant accetta il cambio, sfida Gaspardo e tira in faccia una tripla importantissima. Marino sul secondo ferro la sua tripla, poi Petrucci a rimbalzo, Navarini 7 da giocare, ora inerzia nelle mani di Legnano, palla per Maiocco, esce dai blocchi Petrucci che subito spara da 3, solo ferro ma ci poteva stare anche se Mattia Ferrari non è troppo convinto, adesso fallo di Navarini
su Marino, cercando la palla dentro Turel e fuori Sabatini, va coi suoi scudieri anche Vertemati. 7 da giocare più 3 Legnano, ma davvero adesso sul canestro dove attacca Treviglio pare esserci una lastra di vetro, di marmo, che non dà via del canestro al pallone. Sì, Marino non segna, Carnovali non viene innescato, vanno sempre vicino al canestro. Rossi sembra, è molto faraginoso, sta sbagliando l'ira di Dio. Ha fortuna che la sua altezza e le sue lunghe leve gli permettono di catturare molti rimbalzi in attacco. E comunque siamo a 3 minuti e 17 secondi senza punti. Di sicuro per Treviglio rimarremo senza canestri dal campo, perché Rossi ha sì la possibilità di smuovere il tabellino, ma solo dalla lunetta. Fuori Navarini, dentro Di Bella. Rossi dalla lunetta sbaglia il primo libero, e per lui sono anche i primi liberi della partita. Uomo da 73%. Realizza il secondo, mangiando il vantaggio di Legnano parzialmente. 2 le lunghezze di margine per l'Europromotion, con Petrucci saldamente in quintetto nel ruolo di guardia. Palla per Merchant. Ora il fallo in attacco di Cruballi su Rossi, che lo fa vedere molto bene. Per Cruballi è la penalità numero 4. E allora si accendono un po' di allarmi sulla panchina di Legnano. Tu cosa faresti? Ma io continuerei con questo quintetto finché posso. Chiaro, Arrigoni è pronto per entrare e Cruballi deve essere molto intelligente a non sprecare il quinto fallo. Qui Rossi, commettendo quasi infrazione di passi, alla fine porta a casa 2 punti con un gancio, dobbiamo dire, del 64 pari. Del resto il gancio l'aveva fatto anche su Cruballi penetrando lungo la linea di fondo, e così ha concluso l'azione del 64 pari. Ora il pick and roll tra Di Bella e Cruballi, palla per Maiocco, consegnato per Merchant, che va a giocare il pick and roll. 3 secondi per andare al tiro, si butta dentro Merchant, sbaglia, poi a rimbalzo c'è solo Gaspardo. Treviglio ha resistito nel momento di massima difficoltà. 5.45 da giocare, parità. Si prende il tiro Marino da 2 punti. Bella esecuzione in transizione di Tommy Marino. Più 2 Treviglio a chiudere un 5-0 di break. Sì, un canestro importantissimo, anche perché così, non solo perché si torna in avanti, ma perché ha trovato una soluzione su pick and roll in uscita che non aveva trovato finora. Fallo adesso di Carnovali, che di sicuro non avrà un buon rapporto con gli arbitri se continua con le smorfie. Petrucci ha guadagnato un fallo e un extra possesso. Blocchi per Merchant, scivola Turel. Merchant si prende la tripla, dentro fuori, tanta sfortuna per John. E già di là Rossi a chiudere il contropiede con la mano destra. Arriva prontamente il time out dell'Europromotion, perché adesso il parziale di Treviglio si è esteso al 7-0. Sì, in e out del tiro da 3 punti di Merchant. Adesso Treviglio, a parte le sue caratteristiche di squadra corsaiola, cercherà comunque di andare a cercare sempre Rossi marcato da Cruballi, carico di 4 palli. Per Legnano la situazione inizia a essere un po' difficile da risolvere, soprattutto se poi non si ha fortuna nelle conclusioni perimetrali come l'ultima di Merchant. Allora per Legnano il momento è veramente di grande difficoltà, con Treviglio che stava perdendo di mano questa gara e alla fine l'ha ritrovata con questo 7-0, dobbiamo dire, firmata da Rossi, che probabilmente era stato finora il peggiore della truppa della Remera. Invece nel momento in cui c'era da dare una risposta vera e concreta è quello che ha alzato la mano per primo, e adesso prova anche a incitare i suoi. Ci manca solo che in questo finale vada ad accendere il bus e poi rientri a giocare. Sì, importante, impattante, non solo per il canestro, anche per i blocchi sul pick and roll di Marino. È la coppia di esperienza, li hanno presi apposta, è un asse playmaker pivot importante e determinante. Maiocco per Petrucci,
Ora Di Bella, pick and roll con Cruballi, quasi giocato in corsa, Marino difende bene. Per Di Bella non c'è visuale del canestro, Maiocco a prendersi il tiro da tre. Rossi lotta bene al rimbalzo, poi Di Bella caparbiamente prova a strappare il pallone a Marino, ma non riesce nel suo intento. Altra iniziativa però farraginosa per Lignano, che in attacco non ha trovato un tiro pulito. Sì, stanno affidandosi molto al tiro da tre punti invece che attaccare il ferro. Insomma, saranno le percentuali a decidere se questa è una scelta corretta. Esce Carnovali a prendersi il tiro da tre dal palleggio corto sul primo ferro. Merchant a rimbalzo, già di là John si butta dentro col palleggio di mano sinistra. Saranno due liberi recuperati con grande tempismo. Aveva già chiuso il palleggio, è iniziato il terzo tempo, poi a discapito di una stazza da giocatore tutt'altro che di basket, ha grande fisicità per chiudere al ferro. Le due gambe al fumicotone, quelli di Merchant. Adesso due liberi importanti, 4 minuti e 27 dalla fine. Purtroppo il primo non entra. Adesso per andare a un possesso di distanza è necessario mettere dentro questo secondo libero. È libero lasciato lì sul ferro. Segno il secondo, 1-2. Possesso pieno di vantaggio per Treviglio, con Marino a superare la metà campo. Riceve in uscita dai blocchi Carnovali, su di lui c'è la marcatura di Di Bella. Chiuso il palleggio da Marino, Rossi si prende la tripla lunga sul secondo ferro, non la migliore delle iniziative che vuoi far prendere al tuo attacco. Malagnano aveva qui difeso bene sui tiratori e sugli esterni. Palla allora per Merchant, già in transizione. Pick and roll tra i due americani, si butta dentro John, sempre col palleggio aperto, poi a prendersi un tiro in penetrazione forzatissimo. Ci voleva forse il coinvolgimento di un compagno. A buon gioco la difesa di Treviglio. 3:47 da giocare, adesso il punteggio si è drasticamente abbassato. 7 pari il parziale in questi 6 minuti e 20 secondi. Marino, palla per Rossi in avvicinamento, fa valere tutto il fisico, palleggio per mettersi in equilibrio e canestro del più 5. Sì, gran canestro di Rossi. Cruballi non sta difendendo in pratica per salvarsi la situazione falli. Adesso Lignano deve anche sperare che Milani rivenga innescato e che Merchant non abbia tutti i palloni in mano per andare a chiudere a canestro in modo solitario. Un po' più di equilibrio nelle soluzioni di tiro offensive è necessario per portare a casa la partita. Si alza la paletta del bonus anche sulla sponda di Treviglio, fuori Carnovali, dentro Sabatini, un po' più di gestione in attacco, ma Marino sta inscatolando difensivamente parlando Di Bella, ed è questa una delle chiavi del quarto periodo. Maiocco consegnato per Di Bella, da tre punti Maiocco a bersaglio, meno due. Maiocco partito male, è venuto fuori alla grandissima di rimonta, ancora viva l'Europromotion. E l'esperienza adesso conta tantissimo, infatti tutti e due coach hanno il quintetto di esperienza in campo. Vediamo Sabatini che attacca pick and roll, Turel tira da tre, è un gran canestro di classe. Primi tre punti per Turel, importanti. Pesantissimi questi punti di Turel, forse c'era anche infrazione di passi millimetrica, ma poi la fiondata è stata di gran classe. Ora Milani per Merchant, si coinvolge Cruballi con la sponda, si butta dentro Usman, arriva poi il fallo da parte di Rossi che ragiona anche sulle percentuali di Cruballi, solo 2 su 6 ai liberi, e adesso alla prova dei liberi conterà molto più la testa del braccio. Il primo ho sbagliato, ho detto che Rossi aveva 4 falli, invece ce ne aveva solamente 2, questo è il terzo fallo, un fallo ben speso. Cruballi mette il primo, all'intervallo aveva passato molti minuti a tirare i tiri liberi Cruballi in questo canestro, secondo l'esecuzione a canestro, ancora un possesso pieno a vantaggio per Treviglio. E 2-2 pesantissimo anche di Cruballi, che dimostra di avere i nervi veramente saldi e d'acciaio. 3 punti di vantaggio comunque per Treviglio,
con Turel qui, misunderstanding difensivo, Turel non punisce, il problema è che Sabatini va a prendere il rimbalzo, regala un'altra tripla a Turel che fa saltare Merchant, va fino al ferro, servendo però Di Bella, anzi no, arriva la palla persa da parte di Treviglio, che dobbiamo dire ha attaccato molto ma molto male questo possesso, buon per l'Euro Promotion. Sì, Turel ha rinunciato a un tiro, soprattutto dopo la finta, ha fatto una rinuncia al tiro abbastanza incomprensibile, visto che ha appena fatto canestro da tre punti nell'azione precedente, assist per Rossi che non se l'aspettava, palla persa e adesso possibilità di Legnano per impattare o ridurre ancora le distanze. Altro finale in volata, allora il Palaeuro Immobiliare, era stato così anche con Treviso e più in generale anche in tutte le partite giocate qui da Legnano, adesso deve rincorrere, 3 da recuperare con 2 minuti da giocare, Di Bella, palla in angolo per Maiocco che si prende la tripla, è lunga sul secondo ferro, Marino con l'ultima falange del dito medio, quello più lungo della mano, a indirizzare il rimbalzo verso le sponde della Remer. Sabatini controllato da molto lontano da Milani, è chiaro l'obiettivo di farlo tirare da tre punti, tiro corto di Sabatini preso da 8 metri con Vertemati che gli diceva di muovere un po' di più il pallone, qui Legnano ha fatto di necessità virtù e adesso ha il possesso della parità. Merchant, blocchi per Milani che riceve il tuffo di Rossi, fallo in attacco da parte di Croballi, qui si è molto esagerato. Sì, un fallo d'Apollo, cioè un po' ha sbracciato, ma Rossi ha accentuato totalmente il contatto. Adesso esce Croballi, entra Rigoni, la partita non è finita, arbitraggio discutibile su queste scelte, quarto e quinto fallo in attacco di Croballi. Sì, va bene, è un giocatore giovane, però insomma scelta discutibile da parte della terna arbitrale di penalizzare così questi contatti. Molto discutibile, anche perché Croballi pesa 95 kg e Rossi sicuramente di più. Palla per Marino, in angolo per Turel che si butta dentro, Gaspardo, la stoppata di Maiocco e arriva anche il fallo proprio a Capitan Maiocco. È vero che eravamo molto lontani, ma la stoppata ci sembrava più buona che cattiva. Sì, scelte arbitrali francamente discutibili, come minimo discutibili, ecco. Adesso Gaspardo che non ha fatto niente nella seconda parte della gara, sbaglia il primo libero, buon per Legnano, un minuto tondo tondo alla fine della partita. 4 su 15 dal campo, 1 su 4 ai liberi e sbaglia anche questo, però alla fine porta a casa il rimbalzo, lo perde immediatamente con Milani che ha delle mani da rapina. Allora Di Bella di là a giocare il pick and roll, palla per Maiocco, ora Merchant. Merchant gioca il pick and roll con Arrigoni, cambio difensivo, c'è Rossi su di lui, lo deve attaccare John, palla persa sulla riapertura per Arrigoni, discrepanza tra due cronometri di 15 secondi, ma Treviglio andando a bersaglio vincerebbe praticamente la partita. Marino, 10 secondi, pick and roll con Rossi, cambio difensivo di Legnano che non può accettarlo in quest'ultima azione, Marino si butta dentro fino al ferro, sbaglia a rimbalzo Rossi e c'è fallo di Di Bella su Rossi, arriveranno due liberi, dobbiamo dire, anzi no, il fallo è di fallo in attacco di Rossi, due tiri liberi per Di Bella molto probabilmente, è così, arbitraggio che sicuramente lascerà scontente entrambe le panchine, davvero di modesto livello. Era nell'altro canestro rispetto alla nostra postazione, però non sembrava, cioè tutte e due le squadre pensavo fosse fallo di Legnano, quindi qualcosa, qualche dubbio ci viene. Adesso Legnano in bonus, a prescindere da come andrà l'esito di questi due liberi, andiamo a scommettere su un fallo appena la palla entra in campo. 64% ai liberi per Maiocco, ai due liberi più pesanti della gara, purtroppo è pesante sul secondo ferro il pallone
Allora sbaglia il primo, 17 secondi, 59 centesimi da giocare. Assegno il secondo, cambi in arrivo, fuori Merchant e dentro Petrucci, fuori Gaspardo e dentro Zielink per Vertemati che non chiama timeout per avanzare la palla. Legnano deve fare obbligatoriamente fallo, 2 punti di vantaggio per la Remer. Palla per Marino, arriva immediato il fallo di Milani. Allora adesso la prova della linea della carità, ci va Marino che è uomo da 77% su oltre 5 tentativi a gara. Quest'oggi si presenta per la prima volta all'altezza della linea dei 5,20 m, 8 punti per lui, 3 su 8 dal campo, ha riempito il tabellino con 6 rimbalzi e 3 assist, però ci sono i liberi pesantissimi nelle sue mani. Sì, adesso si provvede ad asciugare la palla, Marino non sentiva di tirare perché il pallone era bagnato. Adesso la roulette dei tiri liberi deciderà questa partita, a meno di grandi sorprese. Va Marino, a bersaglio il primo, 16 secondi, 38 centesimi. Altro libero a disposizione, è sbagliato, rimbalzo di Maiocco, va Di Bella, Treviglio probabilmente andrà a fare fallo, 10 secondi per andare al tiro. Di Bella non subisce fallo, anzi il tocco di Sabatini, poi arriva nella confusione il fallo da parte di Turel su Maiocco che avrà altri 2 liberi sul meno 3 e qui con 5 secondi 35 c'è da fare una scelta che però non può prescindere dalla realizzazione del primo libero. Sì, adesso veramente i tiri liberi saranno importanti. Di Bella ha forzato una situazione di penetrazione con un rischio di perdere la palla piuttosto elevato. Buon per Legnano che nella mischia per recuperare il pallone è stato pescato un fallo di Treviglio, necessita per riaprire la partita 2 su 2 da parte della squadra biancorossa e poi subito commettere fallo magari non su Marino che ha visto prima 2 su 2 importante sulla linea della carità. Maiocco ha il 64% in stagione ma prima ha zoppicato 1 su 2. E qui gioco forza senza Crubali, Legnano potrebbe partire svantaggiato a rimbalzo, intanto però Maiocco si accomoda per il primo tentativo. È lungo sul secondo ferro, allora Legnano avrà bisogno di una tripla. Mattia Ferrari ha chiesto realizzazione del tiro libero ed è così, a bersaglio arriva allora time out per Vertemati che vuole saggiamente avanzare il pallone, 5 secondi 35 centesimi da giocare in questa partita che è tutt'altro che finita. È tutt'altro che finita, 5.35, però chiaramente Treviglio ha nelle sue mani il proprio destino. Le scelte possono essere chiaramente due, quella di cercare di far indurre un'infrazione di 5 secondi alla squadra ospite con una difesa molto aggressiva, staccando l'uomo che difende la rimessa, oppure andare subito a portare un raddoppio per cercare di intercettare il pallone, o se no quello dopo un secondo di commettere fallo dopo che la palla viene indirizzata in campo. Cerchiamo di leggere le intenzioni del coach Ferrari, magari la palla nelle mani di un lungo come Rossi e fare fallo sarebbe la scelta migliore. Diamo anche uno sguardo alle percentuali, Gaspardo il peggiore, 1 su 5, Rossi 1 su 2, Marino 1 su 2, la rimessa la effettua Sabatini che tra tutti è il migliore con 2 su 3, poi c'è Turel 1 su 2 anche per lui. Vediamo cosa sceglierà Legnano, esce dai blocchi e non riceve Turel, esce dai blocchi Rossi, Legnano però fa fatica e fa fallo tardivamente, passano 3 secondi, arriva poi il fallo su Sabatini che non è un eccellente tiratore di liberi ma di sicuro ha la faccia tosta e il coraggio per andare alla linea della carità
con certezze migliori del suo 67%, intanto in buca il primo e poi anche sbagliando il secondo, 2 secondi 29 centesimi potrebbe non andare a compromettere la partita dei suoi, diciamo che il 2 su 2 la chiude definitivamente. Sì, partita virtualmente finita, ma virtualmente il basket ci dà sempre emozioni anche negli ultimi secondi, però difficilissimo pronosticare che Legnano possa rientrare in pareggio, vincere la partita con così poco tempo. Piccola ingenuità sulla rimessa, quando palla presa Rossi qualcuno doveva tirargli una mannaiata sul braccio, sono stati molto impassivi, poco aggressivi, pensavano più a sviluppare il fatto di non prendere canestro in avvicinamento invece che a essere aggressivi e cambiare a 5 con grande cattiveria. Purtroppo Legnano ha perso, oltre che l'occasione di fare fallo sull'uomo giusto, anche tempo prezioso, e adesso ha bisogno di un gioco da 4 punti, ma di sicuro Legnano, scusate Treviglio, la prima cosa che farà sarà quella di staccarsi da ogni avversario, concedere anche una tripla, ma di sicuro non andare a regalare tiri liberi. Infatti Treviglio molto staccata, segue soltanto i tagli, Maiocco prende la tripla, la manda a bersaglio, 5 centesimi da giocare, c'è tempo solo per rimettere il pallone in campo, finisce 76-75, la seconda sconfitta casalinga per Legnano in questo campionato, dobbiamo dire, contro un'avversaria che però è venuta qui, ha sudato 7 camicie oltre al vestito di Adriano Vertemati per strappare la vittoria. Sì, partita combattutissima, chiaro il break che aveva operato Treviglio era difficilmente da ricucire, difficile da ricucire, e poi l'assenza negli ultimi minuti di Cruballi dal campo ha determinato una situazione tattica difficoltosa per Legnano, che non ha saputo trovare le misure contro lo strappatore a rimbalzo di Rossi, e anche Marino si è svegliato, tutti. Alla fine l'esperienza della squadra aerobica è venuta a galla. Non butterei questa partita da parte di Legnano. Buona prova di Petrucci, buona prova di Capitan Maiocco. Merchant la seconda parte ci è piaciuto molto. Milani si è spento, Navarini buoni minuti. Treviglio è una squadra di grande qualità. Fa male perdere di uno, ma non c'è da disperarsi. E Legnano sicuramente messo tutto quello che aveva per energia, per carattere, per voglia di strappare questo successo, si è scontrata contro una Treviglio indubbiamente più preparata dal punto di vista tattico ad affrontare questo tipo di partite, oltre ad aver vissuto con più continuità il gioco offensivo e aver letto meglio le soluzioni da proporre in difesa. Legnano ha poi sprecato sul più 3, dobbiamo dire, in un paio di minuti tante occasioni per allungare, e forse lì sarebbe arrivata la zampata decisiva che avrebbe consentito all'Euro Promotion di evitare una volata che purtroppo è stata questa volta sfortunata. I due triple consecutivi non è andata a segno, un arbitraggio balbettante e che ha penalizzato tantissimo Cruballi, situazioni chiaramente che in partita punto a punto si vengono a determinare. Questa volta ha detto Mara Legnano, ma la squadra ha dato delle risposte importanti dopo un secondo quarto francamente poco piacevole. La squadra ha dimostrato di esserci e di poter competere contro una delle big del girone. Cruballi e Petrucci guidano a quota 16 marcatori di Legnano, poi ci sono 13 punti per Milani, 11 per Maiocco, 9 Arrigoni, 8 Merchant e 2 Di Bella. Dall'altra parte per Treviglio il miglior realizzatore è Sabatini con quota 13, forse il vero giocatore MVP di questa gara perché ha dato più sostanza di tutti i suoi compagni nell'arco dei 40 minuti, ma le spallate sono arrivate ovviamente da Slanina, soprattutto nel primo tempo, da Rossi nel finale, è stato decisivo operando il sorpasso e il mini allungo da parte di Treviglio, e poi ovviamente Marino ha messo un paio di canestri molto ma molto pesanti. Da parte di Alessandro Margotti e Stefano Fassina un saluto a tutti gli amici di LBTV e Rete 55, rimanete con noi, continuate a seguire i Legnano Knights, alla prossima.